Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Con il salmista abbiamo ripetuto: tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Amore e fedeltà è un binomio che ritroviamo spesso nella scrittura. Nell'originale ebraico, Chesed ve'emet. Amore e fedeltà possiamo anche trovarlo tradotto come misericordia e verità. Chesed ve'emet. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Abbiamo bisogno di convincercene. Abbiamo bisogno di convincercene perché in determinati momenti della storia dell'umanità e della nostra storia personale, apparentemente Dio non è amore, ma colui che giudica e castiga, oppure non tocchiamo con mano la sua fedeltà, la sua vicinanza, ma piuttosto la sua lontananza, il suo venir meno nella vita, ripeto, dell'umanità e nella nostra vita personale. Così fu il caso dell'epoca di Noè. Dio mandò il diluvio come castigo per un'umanità dimentica di lui, del suo amore, della sua fedeltà. Un'umanità che invece inseguiva altri scopi, un'umanità presa da altri idoli. Però dopo il diluvio Dio promette un'epoca di pace, dona un'alleanza a Noè e alla sua famiglia. Un'alleanza sigillata da questa bellissima immagine, fenomeno naturale, che è l'arcobaleno che unisce la terra e il cielo. Il diluvio è immagine, è tipo, come si dice tecnicamente nel linguaggio teologico, è immagine del battesimo cristiano. Di questo battesimo di cui nella sua prima lettera Pietro Apostolo dice: non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza. Battesimo che richiama la magnanimità di Dio, Dio che pazientava nei giorni di Noè e salvò le 8 persone della sua famiglia per mezzo dell'acqua, mentre fece perire quelli che non erano disposti ad accettare la sua alleanza. Anche Gesù volle essere battezzato nel battesimo di Giovanni il Battista. E dopo il suo battesimo Gesù, spinto dallo Spirito Santo, va nel deserto, vi rimane 40 giorni, tentato da Satana. Gesù è il perfetto uomo oltre che il perfetto Dio. È il nostro riferimento principe, che deve diventare sempre più, vorrei dire, l'unico riferimento. Gesù dopo il battesimo soffre la tentazione. E soffre la tentazione nel deserto. Anche noi soffriamo la tentazione. Anche a noi Gesù ha insegnato a pregare et ne nos inducas in tentazione, secondo l'antica traduzione latina che rende perfettamente alla lettera quello che c'è scritto nel testo originale greco. Me in enkeis e mas eis peirasmon. Così difficile da tradurre in italiano, no? Prima dicevamo non indurci in tentazione, adesso non abbandonarci alla tentazione. Ma l'originale aramaico, che non è né di Matteo né dei traduttori italiani, probabilmente suonava così: non lasciarci entrare nella tentazione. Cioè noi chiediamo a Dio di non permettere che siamo tentati oltre le nostre forze, sapendo però che
Nella tentazione Dio non ci abbandona. Nella tentazione, peirasmos, nella prova, sapendo però anche che senza prova noi non progrediamo. E Gesù ce lo fa vedere. Che in questo tempo santo, com'è la quarantena nel deserto, dove va per pregare, per prepararsi al ministero pubblico, lui e noi. Dopo il battesimo, quando preghiamo, quando cerchiamo di compiere la volontà di Dio e preghiamo sia fatta la tua volontà, siamo provati. Però dobbiamo imparare anche che se siamo provati, se siamo tentati, imitando Gesù, sopportando la tentazione, pazientando, non perdendo questa fede. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Se siamo tentati, imitando Gesù, possiamo vincere. E una volta vinte le tentazioni, saremo capaci, come Gesù, di proclamare il Vangelo di Dio, di dire alla gente: il regno di Dio è vicino, Dio è fedele, Dio non ti abbandona, però devi volgerti a Lui e credere una buona volta in questa buona notizia. La Madonna ci accompagni in questo tempo di Quaresima perché sia veramente un tempo di grazia e, tramite anche il nostro annuncio, un tempo di grazia per tante persone attorno a noi. Così sia. Amen. Se quanto hai ascoltato ti ha suscitato qualche buon proposito, affetto o ispirazione, moltiplica nell'efficacia. Tocca il pulsante di condivisione e inoltralo ad altri. E se mi hai seguito sin qui, forse sarai interessato anche ad altre mie omelie e meditazioni. Forse vorrai sapere chi sono e, se non l'hai già fatto, vorrai iscriverti al mio canale attivando anche le notifiche. Grazie e Dio ti benedica.